Ultimo punto, collegare l'impianto d'accensione robotico. Grazie per aver usato la tecnologia Helpdesk. Benvenuto all'Aiuto Gadget. Siamo qui per offrirti assistenza nei tuoi viaggi in Italia. È un servizio gratuito della Gadget Incorporated.
Interessante. Sei bravo con l'onnichiave. Beh, direi. Ci ho costruito quella nave. Al momento devo trovare qualcuno che mi aiuti a salvare il sistema solare. Sai dove posso trovare un tipo così? Beh, alla radio ogni settimana. E se lì non c'è, non so. Ma ad ogni modo, cos'è questa storia del sistema solare? Salve, cittadini di... La mia razza, quella dei Blarg, ha un piccolo problema. Il pianeta è diventato così inquinato e sovrappopolato da rendere impossibile ogni forma di sopravvivenza. Ma io, Presidente Drake, ho la soluzione. Stiamo costruendo un nuovo mondo usando dei componenti planetari accuratamente scelti. Ma questo cosa comporta per noi, forse vi chiederete? Usando sofisticate tecnologie, che ora non vi illustro perché non capireste, estrarremo una grossa porzione del vostro pianeta e l'aggiungeremo al nostro. Disgraziatamente, questo cambio di massa provocherà l'uscita dall'orbita del vostro pianeta, che precipiterà sul Sole esplodendo in un'enorme massa di gas. Ma si sa, bisogna pur fare dei sacrifici, no? Grazie per la vostra collaborazione. Cut! E se invece avete qualcosa da ridire, potete radunare i vostri popoli piagnucolosi, mettervi in fila dietro di me e baciarmi il culo! Siamo ancora in onda? Spegni subito, idiota! La popolazione di quei pianeti è nei guai. Beh, spero proprio che il Capitano Quark ti possa aiutare. Per adesso puoi aiutarmi tu? Se mi presti la nave per andare alle coordinate indicate dall'Infobot, forse riesco ad ottenere altre informazioni. Anche se io volessi dartela, non potrei. Alla nave manca un pezzo molto importante. L'impianto d'accensione robotico. E tu come fai a saperlo? Io sono equipaggiato con il più avanzato impianto d'accensione esistente. Posso avviare qualsiasi nave col mio programma. Ah, quindi io potrei portarti in quel posto, sì, insomma, dove vuoi tu, e tu in cambio avvieresti la nave. È proprio quello che volevo proporre io. Ci sto. Questo potrebbe essere un problema. Pensaci tu. Wow, questa cosa è una figata! Ecco perché sono rimasto bloccato tutto questo tempo. Per favore, riporti le sue appendici sullo sterzo, signore. Oh, oh ma certo, sì, scusa. Ehi, a proposito, puoi smetterla di chiamarmi signore? Il mio nome è Ratchet. Piacere di conoscerla, signore. E il tuo qual è? Il mio numero di serie è B54296... Beh, io ti chiamerò Clank, è più breve. Tieniti forte! Ecco, vede, sarebbe di giovamento se la sua gente non fosse in città quando i miei uomini cominceranno a rimuoverla. Ma è assurdo! Io non voglio assistere a questo scempio! Sfortunatamente, non ha molta scelta al riguardo. Beh, allora vedremo che cosa dirà il Capitano Quark di tutto questo! Non lo trovo affatto divertente! Il Capitano Quark può farla in mille pezzi con una sola mano, vigliacco! Razza di... Lei ha esaurito il tempo che aveva a sua disposizione. E anche la mia pazienza! Questo è l'ultimo avvertimento! Deve fermare questo scempio! Ok, un momento. Ho ragione, devo ritirare le mie truppe. Sul serio? Al cavolo! È tutto vostro, ragazzi, cercate di non macchiare i tappeti! Accidenti! Oh, che male! Ehi, Clank, ma dove ti sei cacciato? Proprio sotto di te! Mi dispiace, non volevo. Ma non ce ne andremo certo da dove siamo venuti. Può darsi che un abitante di qui ci dia un'astronave. Sì, se c'è ancora qualcuno.